Bentrovati a tutti in questo nuovo Dehuanuisiano flusso di pensieri. Mi ero accorto che non avevo mai fatto un video su questo argomento. Ricordo di averne parlato in alcune storie su Instagram tanti anni fa, ma non avevo mai fatto un video specifico sulla tematica, su questa battaglia che si combatte nel mondo dell'allenamento tra grossi contro secchi. Perché questo flusso di pensieri? Da cosa è originata questa cosa? Allora, io ormai sono svariati anni che comunque ho inserito l'allenamento con i pesi nella mia routine, perché comunque, essendo un amante della forza a tutto tondo, mi piace anche cimentarmi in questo tipo di, diciamo, di performance e usufruire dei benefici di questo tipo di allenamento. E la cosa che avevo notato, che risaltava particolarmente al mio occhio, venendo comunque da uno sport come il calisthenics in cui la forza relativa la fa da padrona, è stato l'importanza che veniva data a livello mediatico, psicologico, comunque delle persone, vedete voi, al risultato in termini di pesi sollevati assoluto in ogni determinato esercizio, nel senso qual è stato il peso massimo sollevato di stacco, qual è stato il peso massimo sollevato di panca, che è una domanda che ci sta, nel senso è una nozione importante da sapere a livello sia diciamo di curiosità personale, ma anche proprio a livello di picco diciamo del genere umano, se vogliamo dirla così. Ed è anche la domanda più semplice fondamentalmente che viene alla mente quando uno si cimenta in qualcosa: qual è stato il peso massimo che è stato sollevato e cose varie. Parlando però di sport, per come io almeno avevo sempre inteso la performance sportiva, questo risultato ai miei occhi non era mai stato così tanto importante come quello del rapporto del peso sollevato rispetto al peso dell'atleta, la cosiddetta potenza. Però, come vedete anche dal titolo, io in realtà in questo video non voglio parlare nello specifico di potenza, ma più a tutto tondo di atleticità. Cosa intendo? Io penso che quando si parla di sport, il macro obiettivo che dovrebbe avere un atleta è quello di migliorare la propria efficienza atletica, ossia di essere un atleta appunto più performante di come era prima. Quando invece si parla di allenamento di forza, secondo me si tira troppo in ballo la questione della lotta nella giungla. Che cosa intendo? Faccio anche appunto un esempio di una frase proprio che mi è stata detta, dato che io comunque spesso voglio comunque far capire quanto è importante la relazione tra il peso dell'atleta e il peso sollevato. Non può contare solo il peso sollevato, perché altrimenti che cosa diventa? Questa diventa una sorta di selezione naturale, come dico io, una ricerca dell'esemplare umano che ha determinate caratteristiche, ma non diventa, si allontana dal concetto di sport. Poi, come è stato detto una volta, ma nella giungla non vince la formica, vince il leone. Il fatto è che non siamo nella giungla, quello che facciamo non è essere nella giungla, anche perché vi posso assicurare che non ci state nella giungla, anche se entrate in palestra e vi convincete di essere dei guerrieri solitari che combattono contro i loro demoni interni, non lo siete, anche perché nella giungla qualsiasi animale selvatico vi smembrerebbe all'istante, quindi non è quello che siete. Detto questo, perché dico che si parla appunto di selezione naturale? Perché se quello che viene considerato degno di nota, e per degno di nota non intendo l'acclamazione del popolo, perché di quella non ce ne frega niente, intendo l'importanza che questo raggiungimento ha per l'uomo, diciamo, ok? I risultati atletici sono importanti proprio per alzare continuamente questa asticella mentale dei limiti, ok? Quindi ogni risultato va soppesato. Invece in questo caso si applica questa selezione naturale, come dico io, per cui fondamentalmente l'atleta meritevole innanzitutto non può essere un atleta basso. Perché se la cosa che è importante è solo quanto tu vai a sollevare di massimo, se tu nasci basso, fondamentalmente tu sei tagliato fuori da questa possibilità, anche se sei il migliore degli atleti. Ovviamente ragazzi, mettiamo sempre le virgolette perché sapete che tipo di idee ho io, nel senso che si può arrivare ovunque, non ci sono limiti e cose varie. Voglio in questo caso accompagnarvi in questo discorso mettendomi più dal lato, diciamo, di chi di come si ragiona normalmente. Ok, una persona bassa di statura, a meno che non abbia appunto la densità di una stella, non può arrivare ad avere un peso corporeo elevatissimo.
Il che vuol dire che questo ipotetico atleta degno di nota sarà per forza alto, almeno un tot. Quindi se sei basso, non importa quanto tu sia bravo, tu non potrai mai essere degno di nota. Quindi via, vattene. Quindi ci sono gli alti. Tra gli alti, e non ci possono essere mica gli alti secchi, appunto. No, no, bisogna mangiare, bisogna appanzarsi. Un bel panzone, ok? Bel panzone, belli alti, bel panzone. Quindi togliamo anche quelli che sono alti e magri, perché non si può. Bisogna essere alti, bisogna mangiare. Poi, ovviamente, anche qui, come ci insegna la consuetudine, bisogna, a quanto pare, per avere dei risultati degni di nota, bisogna anche fare uso a degli aiuti, diciamo, farmacologici. Quindi tra queste persone alte e con la panza, scegliamo anche quelle che decidono di fare questa scelta, che resistono a questa scelta. E poi, tra queste persone, quelli che si allenano meglio, sotto qualsiasi punto di vista, otterranno i risultati degni di nota per il genere umano. Ok, sta cosa secondo me non ha alcun senso, perché non è quello lo stereotipo della persona che raggiunge dei risultati degni di nota. Lo stereotipo della persona che raggiunge dei risultati degni di nota è una persona che ha il cosiddetto coefficiente, fondamentalmente. Nelle gare di sollevamento a volte si mette il premio assoluto, no? Quindi ha, in base appunto al coefficiente, perché apriamo quest'altra parentesi, è vero che per persone, diciamo, leggere è più facile, diciamo, raggiungere una tot percentuale di peso sollevato più facilmente rispetto a chi pesa di più, perché più pesi, più, diciamo, disperdi efficienza fondamentalmente. Quindi tutto magari rapportato con un dovuto coefficiente, ma è quello l'atleta veramente degno di nota, quello che ha dimostrato di avere un grado di atleticità, di efficienza superiore, nel senso con quelle risorse che ha a disposizione, io da quelle le strizzo così tanto da ottenere questo risultato. Questa è la performance. Se io per aumentare questo peso esterno che io vado a sollevare, me devo prendere 50 kg di peso per alzarne 5 in più, o devo ricorrere a qualsiasi altro mezzo, è vero, io alzo più peso, è vero che alzi più peso, però per me è una facilitazione non indifferente. Poi ripeto, ragazzi, ovviamente io parlo, io sto usando dal mio punto di vista la logica nel modo, diciamo, che posso dire, migliore possibile, però io ovviamente sono il secco della questione, quindi è ovvio che quando questo discorso lo si fa con persone che appunto pesano 130 kg, come l'esempio che ho fatto dello stereotipo prima, dirà: no, non è possibile perché conta il peso sollevato, tu sei leggero, se io ti prendo ti lancio, tutti questi discorsi qua. Ma quella appunto è una gara a spintoni, quindi quello che noi facciamo no, non è sport, è una gara a spintoni. Cioè tu mi stai dicendo che se noi ci mettiamo a fare tiro alla fune, o appunto in questo habitat della giungla, noi ci affrontiamo spingendoci, tu mi sposti. Ok, ma allora non è sport quello, cioè è un'altra cosa, è un'altra cosa. Se parliamo di sport, di atleticità, stiamo parlando di un'altra cosa, non stiamo parlando di botte, queste sono botte. Mi sembrano un po' i discorsi quelli che si fanno, tra virgolette, da paese, tipo: oh, ma c'è un amico mio, Giorgione, sempre questi che hanno magari l'accrescitivo già nel nome, Giorgione, non puoi capire che maniche c'ha questo qua, una brand. Ma quello non è Giorgione, Giorgione, il vostro amico Giorgione, non è un atleta. Giorgione è un omaccione, ok? Ma non è un atleta. Perché io parlo anche proprio di atleticità e non solo di potenza? Perché l'atleticità, l'avere un fisico atletico, si riflette anche su altre cose. Ad esempio, una migliore mobilità. Perché io faccio questo discorso? Ve lo anticipo per quello che verrà dopo. Perché farò un collegamento anche col calisthenics. Nella mobilità, ma anche proprio in un benessere corporeo. Cioè, nel senso, l'obiettivo è alzare più peso. In questo esempio che ho fatto del sollevamento pesi, ok, però voglio dire, anche avere un sistema cardiocircolatorio che sia efficiente veramente da atleta, e non dire alzo 2000 kg, ma poi veramente non riesco a fare una rampa di scale perché mi sento male. Sì, cioè, nel senso, è vero, sono cose separate, lo capisco benissimo, però nella mia immagine di atleta, insomma, perché voglio fare l'esempio col calisthenics? Perché il calisthenics, secondo me, è lo sport che veramente riflette questo grado di atleticità. Io ho sempre immaginato questa efficienza, diciamo, atletica come la possibilità di realizzare degli scenari. Ok? Cosa intendo con questo? Nel senso, io immagino, magari, sono una persona X che immagina se stesso
che fa magari una trazione alla mano lenta, che fa appunto si squatta una gamba. Visualizzo questi scenari. Qual è il fatto? Che se io sono una persona appunto appesantita, e ripeto, uso questa parola perché il grosso spesso è una persona che va oltre categoria. Sapete che poi nel sollevamento pesi c'è la categoria massima in cui fondamentalmente è sopra i 120 kg, per dire, ok? Quindi poi là, pur di alzare più peso, dato che non c'è più la categoria, uno va a proprio libero nell'acquisto di peso corporeo. Quindi oggettivamente spesso le persone appunto che alzano tanto, anche per questioni di stabilizzazione, per tanti motivi, sono appesantite, diciamo così, ok? Ovvio che se io sono appesantito, anche se faccio un rematore con un sacco di chili, rispetto al mio peso è poco. Quindi che vuol dire? Che io poi una trazione a mano lenta, quello scenario che ho in mente, io non lo realizzerò mai. È vero che io scuoto un sacco, perché appunto con questa mia stazza sto ben piazzato, bello grosso, ma scuoto poco rispetto a me stesso. Quindi quello scenario in cui io faccio questo sissi a una gamba non si realizzerà mai. E poi ripeto, non vedete questa cosa, io ve la sto ponendo come esercizi di calisthenics, ma vedetela anche nella vita di tutti i giorni. Cioè, faccio le scale, sono molto più, diciamo, a rischio di farmi male paradossalmente facendo un movimento brusco sulle scale, perché le mie articolazioni non sono così prestanti da dominare il mio peso corporeo. Ok? Quindi questo è il motivo per cui, dal mio punto di vista, per dire, il miglior stacchista al mondo non è Thor, ad esempio, il miglior panchista non è Maddox. Nonostante ovviamente siano dei risultati incredibili, ovviamente questi atleti sono atleti di elite, ok? Però dal mio punto di vista, un atleta che pesa un po' meno e alza quasi come loro, secondo me è un atleta migliore. E io lo dico, secondo me anche il discorso della categoria di peso in realtà è un contentino, nel senso che secondo me basterebbe appunto il premio assoluto, quello che va in base ai coefficienti, e si premierebbe l'atleta migliore della competizione. Invece con la categoria di peso, diciamo, si cerca anche di dare più premi fondamentalmente, sebbene non ce ne sia bisogno, secondo me. Secondo me l'atleta migliore della competizione è uno ed è quello appunto più performante. Esistono comunque, diciamo, dei favoritismi impliciti, nel senso persone che sono più avvantaggiate in determinate leve, persone che sono più svantaggiate, però diciamo che quello a parte è una, come posso dire, una cosa che ci è stata data dalla madre natura, e a meno che, diciamo, finché non uscirà, diciamo, una sorta di equalizzatore di favoritismi e di vantaggi e svantaggi che ogni persona, diciamo, ha su se stessa, quindi una macchina che riesce a misurare esattamente dove sono le tue inserzioni, quanto sono lunghe le tue ossa, e a convertire tutto questo in, diciamo, in un coefficiente, diciamo che su questa cosa, insomma, non ci si può fare niente. Insomma, bisogna accettare anche che magari su certe cose alcune persone sono più portate, anche perché, per quella che è la mia, diciamo, esperienza, su soggetti comunque, diciamo, tra virgolette, portati per l'acquisto di forza, ok, in termini generali, secondo me i punti di forza e i punti, diciamo, deboli si bilanciano abbastanza. Quindi se uno veramente valuta un atleta a tutto tondo, altro motivo per cui dico di valutare gli atleti così, secondo me queste cose si bilanciano, nel senso, faccio l'esempio del calisthenics, magari chi ha le braccia corte è svantaggiato in certi esercizi isometrici, però è più forte in altri, quindi se uno non dice, ah, questo esercizio per me è più importante perché è più bello, se uno valuta la forza a tutto tondo, secondo me ogni persona, nonostante i suoi punti deboli, punto e forte, si ritrova bene o male in una sorta di equilibrio fondamentalmente, per cui può essere giudicata abbastanza alla pari rispetto agli altri. E sono contento anche, nel senso, sono contento, mi fa piacere comunque che il mio seguito ultimamente diciamo faccia notare questa cosa molto di più, perché probabilmente questa è una cosa che penso di essere riuscito, diciamo, a dimostrare nel corso del tempo col migliorare dei risultati, che comunque anche una persona leggera può performare con pesi alti, e che appunto che sottolinea anche l'importanza di tali risultati rispetto a quanto uno pesa, perché poi ripeto, è quello che poi si riflette su quello che tu sei veramente in grado di fare
in grado di realizzare, diciamo, ok? Però appunto, a tal proposito, voglio proprio concludere questo video dicendo che essere leggeri, non deve essere secchi, anzi, per rispettare il titolo, non deve essere una scusa per alzare poco. Assolutamente. Anzi, deve essere proprio una motivazione a fare il massimo, a fare così tanto da superare anche chi pesa molto più di noi. Quindi mi raccomando, non vi limitate per questo, ma anzi, siatene incentivati se siete dei secchietti come me. Detto questo, ragazzi, ciao!